Okay, quindi mi dicevi di Zingonia, che adesso l'hanno fatta tutta nuova. Hanno fatto un centro sportivo, veramente lo stanno riadeguando, chiaramente hanno tirato su tutta la parte della vecchia pinetina, hanno fatto campi nuovi, hanno costruito la palazzina per il settore giovanile. Si dice che stiano già lavorando alla costruzione del convitto che faranno interno al centro sportivo, ristorazione, stanno facendo un lavoro veramente pazzesco. Comunque siamo a calcio a colazione. Siamo a calcio, solito appuntamento fisso, ad eccezione di lunedì prossimo, che è lunedì dell'Angelo, e chiaramente... O andiamo di martedì mattina. O andiamo di martedì. Che non sarebbe l'ideale per me, perché ho una partita io dopo alle 3. Sì, calcola che tante categorie non giocheranno, tipo l'eccellenza non gioca. Quindi cosa facciamo? Ci pensiamo, magari entro la fine della trasmissione lo comunichiamo. Allora, Beppe, visto che abbiamo parlato di Zingonia, sì, perché stavamo chiacchierando. Tuo figlio com'è andato a Zingonia? Allora, il piccolo ieri ha giocato una partita tosta, bella, contro il Brescia, mitico derby del nord Lombardia. E come sai non è mai una partita semplice da Atalanta e Brescia, se le sono suonate di santa ragione, bella partita maschia, bella. E vinta 3-2 con fatica, e niente, posso dire che c'è stata un'ottima prestazione da parte di tutti i 22 giocatori in campo, compreso chi subentrati, veramente tutti ce l'hanno messa tutta. È stata una partita divertente, con contenuti tecnici importanti, qualche defaillance su gol, c'è stata un'autorete da parte nostra purtroppo, però sono cose che succedono. Bella partita, mi sono divertito. La vetta della classifica non cambia, rimane invariata, sono sempre lì, Milan, Atalanta, Inter, tutte appaiate a un punto. E non è vero che sono tutte appaiate, l'Inter è davanti. Sì, di un punto. Perché devi dire la classifica giusta? Sì, ma io non mi creo problemi ad aspettare la classifica dell'Under 15, perché... Le tre di recupero? Come... Tre di recupero, presentiamoli. Tre di recupero, vabbè, li conoscono già, ormai sono un punto cardine del nostro programma, del nostro podcast. Cosa avete fatto? Ieri abbiamo fatto Muggio Alta Brianza, girone B di eccellenza, vinto 2-0 l'Alta Brianza. Come portiamo bene all'Alta Brianza, eh? È lì, sta scalando. Però adesso non anticipiamo niente. Adri, scusami, chi dobbiamo presentare? Entro, inviami richiesta. Fai tu. Allora, stiamo aspettando il Tinez, che... Ma come l'abbiamo conosciuto il Tinez? Il Tinez intanto va detto, adesso si collegherà, si presenterà lui. Ci ha contattati via Instagram, messaggiandoci. Lui gestisce una pagina molto interessante, ha contenuti importanti, interessanti. Lui è un appassionato di calcio dilettantistico come noi, segue ed è preparatissimo su tutto il discorso, diciamo, terza categoria, seconda, prima, eccellenza, a parte dalla terza categoria, promozione, veramente uno, soprattutto poi girone C, zona bergamasca, quindi saprà anche della Settalese. Oggi assolutamente sì, oggi lo stiamo aspettando, perché ci darà, diciamo, una panoramica generale di tutto dei tre gironi, diciamo, Lombardia, A, B e C del campionato eccellenza, e quindi niente, se vogliamo andare avanti intanto con la Serie D, intanto che sì, inizia, allora, si collega. Partiamo dalla D? Ok, ragazzi, l'Alcione ha perso, giusto? L'Alcione, io l'ho visto che ha perso, questa è la Serie D? Sì, Alcione qua primo. Allora, il Chisola ha fatto 0-0 e con la Lavagnese, io Lavagnese Alcione 2-1 Lavagnese. Vabbè, ha perso, però rimane con 5 punti di vantaggio con una partita in meno, e quindi il Chisola, che ha perso domenica lo scontro diretto, non ne approfitta della sconfitta dell'Alcione. Ma la cosa interessante, parlavamo prima, è il girone B della Serie D, Adri, perché in testa c'è il Piacenza. Giusto? La Varesina è seconda a 3 punti con una partita in meno. Quindi
Io chiedo, mi chiedo sempre, ma la Varesina? Con chi deve recuperare, Beppe? Recupera però con una partita contro il Pro Palazzolo, una che ha 57 punti a 3 punti. Sì, poi deve affrontare ancora va a pari punti col però mi dicevano che devono affrontare ancora il Caldiero Terme, il Brusa Porto e poi c'è lo scontro diretto con il Piacenza il 5 maggio. Però Piacenza, ragazzi, vabbè, ha giocato con l'ultima in classifica ieri, ha vinto 4-0 facile. E anche la Varesina deve affrontare il Ponte San Pietro nelle prossime giornate. Perché qui siamo, le squadre sono 20. Sta. Sì. 20, quindi mancano ancora 6 giornate, mancano ancora tante. Va bene. Quindi cosa facciamo? Andiamo avanti noi? Andiamo, Adretti, sì, andiamo sì, avanti. Sì. Con Barilaro quando è che ci... Barilaro adesso è lì che sta guardando, alle 11:30 iniziava la partita di... dell'Under 17 rappresentativa e mi ha detto che se ci colleghiamo magari ci fa vedere anche uno spezzone di partita in diretta. Però quindi andiamo a parlare delle rappresentative che sono giocate due partite, sia dell'Under 15, dell'Under 17 e dell'Under 19, caro Adri, non so se hai seguito. Ho seguito. Allora, siamo partiti, l'Under 19 2-2. Girone abbiamo Calabria, Lombardia, Friuli e Puglia. La prima partita tutti hanno battuto il Friuli, giusto? Sì. Sia l'Under 15, la 17 e la 19. Sì. Mentre contro la Puglia, Under 15 e Under 17 hanno perso 2-0. Mentre in rimonta l'Under 19 ha vinto 2-1. Sono 5 gironi, ne passa la prima più le 3 migliori seconde. Quindi devi fare punti. Terza giornata che è già iniziata oggi con l'Under 15 che da quello l'Under che 15 sta vincendo 3-0 adesso. Sta vincendo 3-0 sì, contro la Calabria. Sì. Qui erano tutti a pari punti, quindi questo con questa vittoria o primo o secondo posto dovrebbe essere utile per passare il turno, ecco. Poi vediamo cosa farà l'Under 17. Ieri Marrone ha giocato titolare, però è stato sostituito alla fine del primo tempo, perdevano 2-0 ed è entrato Renner. Aveva giocato anche 7-8 minuti nella prima partita che hanno vinto. E l'Under 15 ha vinto 4-1 con la Calabria, mentre il Friuli ha vinto di misura con la Puglia 1-0. Quindi Friuli e Lombardia 6 punti, pari merito, giusto? No, questo è l'Under 19, l'Under 15. L'Under 15 di qua, andiamo a vedere. Allora, Friuli che era fatte 3 e subite 4, quindi adesso ha vinto 1-0, sì. 4-4, la Lombardia che era fatte 3 e subite 2, quindi la Lombardia arriva prima e passa il turno con l'Under 15. Molto bene. Cosa facciamo, Adri? Siamo sempre in attesa di Tinez? Sì, che si sta collegando, mi ha scritto adesso. Ciao Franco. Ciao Franco. Dovrebbe essere adesso in diretta fra un secondo o due. Beppe, scusami, Franco, mi dici? Saluto. Siamo in diretta, Franco. Franco, guarda là che ti stiamo inquadrando, Franco. Saluta. Un saluto caro ed affettuoso a tutti gli sportivi. Grande Franco. Grazie Franco. Grazie Franco. Dopo. Mi devi chiedere qualcosa, Franco, me lo puoi dire dopo? Sì, te lo posso dire dopo. Dai, dopo ne parliamo. Va bene. Quindi cosa faccio? Vado avanti io. Vai. Vado avanti. Allora, le ragazze anche, le ragazze, scusami, la rappresentativa femminile, ragazze devastanti, è un inizio clamoroso. 5-1 con la Puglia ieri. 5-1 con la Puglia, ma anche la prima, era la prima ieri? Sì? Sì. O la seconda, perché, non lo so, perché loro hanno un girone a tre, cioè hanno una giornata dove hanno riposato. Quindi, ragazzi, andiamo avanti. Vado avanti, le tue figlie abbiamo parlato del primo, l'altro aspettiamo sì, perché sì, vogliamo sì, parlare bene del girone di eccellenza. Allora, mi concentro sull'Under 17 Elite. Ragazzi, si sono giocate poche partite, la mia squadra ha riposato all'Accademia Inter che dovevamo giocare contro il Lazzate, ma giochiamo il 2 di aprile, il martedì dopo Pasqua, nel pomeriggio. Ieri c'è stata una classica, ragazzi, Masseroni Aldini. In palio c'era tantissimo la Masseroni per i playoff e l'Aldini per tirarsi fuori dalla zona playout che continua ad essere dentro. Però con quanti punti ha? 28. 28 punti a meno 3 dall'Accademia Pavese. Con le stesse partite. Sì. L'Accademia Pavese che mi dicevi aveva un periodo un po' no. No, l'Accademia Pavese dal girone di ritorno
ha fatto solamente 3 punti, 3 pareggi e il resto ha sempre perso. Una squadra che secondo me ha talento, che gioca bene a calcio, però non sta ottenendo risultati. Quindi questo è difficile, perché ieri ha perso proprio contro, era uno scontro diretto in casa con la Sestese, ha perso sì. 3-1. Sestese che... E anche lei ha 28. Ha 28 punti, però con 27 sì. partite, quindi le ha giocate tutte, non deve recuperare nulla, mentre l'Accademia Pavese 31 con 25 partite. E la Masseroni ieri con questa partita qua ha 47 punti, però ha 2 partite in più della Rodense che ne ha 25, che ha gli stessi punti, e la Solbiatese 47 con 26. Però per il rush finale c'è comunque. C'è, sì, assolutamente. Beh. Però alla Masseroni è un calendario difficile. Però Simo, nelle difficoltà so che ti esalti e quindi sicuramente... Ti auguro un ottimo finale di stagione, come lo auguro a tutte, indubbiamente noi qua, quindi, e noi dell'Accademia Inter siamo lì, faremo 4 partite in 10 giorni, perché dovremo recuperare quella con l'Azzate, con la Sestese, recupero con il Seguro e poi con la Castellanzese, una dietro l'altra. E poi tutte squadre come Sestese, Castellanzese in zona play-out, Lazzate, Castellanzese, Sestese, saranno 3 battaglie, e la stessa cosa col Seguro. È un calendario difficilissimo, assolutamente. L'ultima forse con l'Accademia Bustese, che in questo momento sembra salva, cioè insomma con 36 punti sta facendo anche lei un ottimo campionato. Però voglio fare i complimenti a Temellin, perché allenatore preparato, bravo, nei momenti. Aldini, che normalmente lotta per le grandi piazze, per i playoff, per vincere i campionati, quest'anno si è trovato in una situazione difficile, e andare a fare punti in casa della Masseroni sempre molto difficile, e ha vinto 3-1, complimenti a Temellin. Quindi questi sono stati i risultati di ieri, il Seguro che vince una partita importante contro la Castellanzese del mio amico Puleo, e si stacca anche lei un po' dalla zona di... La Rodense in scioltezza con la Caronnese. Sì, 5-0, ma questa sì, era una partita che avevano già giocato, l'Accademia Bustese con la Varesina avevano già giocato, gli hanno messi perché era questo turno di campionato, ma avevano anticipato appunto per il campionato delle rappresentativa delle regioni. Negli altri gironi il Ponte San Pietro ha vinto il campionato, ragazzi, cioè è primo sicuro, perché ieri ha vinto 4-3 contro la Virtus Ciserano. Virtus Ciserano, che sono le due squadre che io ho affrontato l'anno scorso, una agli ottavi, l'altra ai quarti di finale, però il Ponte San Pietro l'anno scorso mi aveva fatto una grande impressione, e con 3 giocatori in rappresentativa hanno vinto 4-3 contro la Virtus Ciserano Bergamo. E quindi, mentre dall'altra parte c'è in testa l'Oginatesa, Ausonia e Notria, Visnova, sono tutte molto, molto vicine. Ma io vado avanti, tanto che voi state gestendo la situazione. Parlavo con te, dimmi un po' del Muggio Alta Brianza. Sì, sì. No, ieri grande partita da una parte e dall'altra, tanta qualità abbiamo visto, poi l'Alta Brianza gioca bene a calcio, ieri ha confezionato un gol bellissimo. Mister Ardito, giusto? Bravi, sì, che poi l'ho intervistato a fine partita, ha detto che... Come? Vicino al microfono. Avvicino, me lo prendo, così, dai. L'ho intervistato a fine partita, mister Ardito, ho avuto il piacere di scambiare qualche chiacchiera con lui, ha detto che raramente anche da giocatore ha avuto un gruppo così unito. Quindi l'Alta Brianza, oltre a disporre di giocatori di grande qualità come Tagliabue, Citterio di davanti, Viganò in difesa, ha anche un grande gruppo. E ieri si è visto, ieri nel primo tempo crea tante occasioni, colpisce addirittura una traversa con Gualandris, però trova il gol solo in una delle occasioni con Tagliabue. A inizio secondo tempo però entrano con la testa giusta e riescono a fare il 2-0, che a questo punto del campionato è fondamentale, anche in vista del recupero che devono giocare venerdì sera contro il Lemini al Menno. E in caso di eventuali 3 punti andrebbero a due punti dalla vetta. Dalla Nuova Sondrio. Sì, dalla Nuova Sondrio che è in vetta. Ieri ha tante sorprese anche in questo girone, perché il Tribiano batte il Mapello 2-0, sì, complimenti ai ragazzi del Tribiano che vincono in trasferta contro il Mapello,
E sorpresa anche per la Soncinese che batte 1-0 la Leone. Sì, ti sentiamo. Ecco, scusa un attimo, volevo chiederti. Sì. Aspetta un attimo, Tinez, aspetta. Il Gualandris di cui parlavi è 2004? Non lo so, aspetta, guardo subito la disputa. Scusami se ti metto in difficoltà, ma... No. Guai, c'è qui. Come si chiama? Gualandris, è il numero 11. No, Gualandris... 99. 99. Sì, no, Gabriele Gualandris 99, no. Via. Allora, si è collegato, come vi dicevo a inizio diretta, il Tinez. Vuoi... Tanto benvenuto e abbiamo avuto un po' di problemi a... Ciao Tinez! Non si capisce come mai. Ciao ragazzi! Ciao, ci senti? Noi ti vediamo e ti sentiamo. Quindi, vuoi raccontarci brevemente da cosa deriva la tua passione e cosa fai? Bene, complimenti. Cosa gli vuoi chiedere? No, volevamo proprio per la tua preparazione sui gironi A, B e C di Eccellenza Lombardia. Volevamo avere da te una panoramica, un racconto di quello che è accaduto questo weekend in maniera, insomma, alla tua maniera, che è più professionale di quella di Campa, lo posso dire visto che è un amico fraterno. Quindi. Martinez poi conosce i tempi televisivi, sa che ci deve fare un bel Martinez assunto. Lo sa, e... Grazie.
È del capocannoniere della Leone. Che anno è? Mi sa è a 25 anni. Molto bene, complimenti. Vuoi darci anche velocemente, visto che è un tema che non abbiamo mai trattato, una veloce, diciamo, lettura di quello che sta accadendo nel campionato di eccellenza, di promozione? Grazie Tienzo, io nella promozione però voglio dire una cosa ieri, perché ieri c'è stata Paullese-Settalese, che per noi è un derby, io sono di Settala e la Settalese ha vinto a Paullo, ragazzi, e quindi molto bene, farai play out da quello che ho visto, è una stagione difficile, dopo tanti anni di promozione rischiamo di retrocedere in prima categoria, rischiamo, parlo di Settala. Però ieri mi piace sottolineare, perché Paullo Settala veramente 5 km, c'è grande rivalità, soprattutto a livello calcistico, certo. E quindi è stata veramente una bella vittoria. E invece nel girone B facciamo i complimenti al Mariano, che grazie alla vittoria per 4-2 contro lo Speranza Grate vince il campionato e l'anno prossimo si giocherà le sue carte in eccellenza. Il Mariano Campo, società Comasca. Saluto anche la Speranza Grate, perché ho conosciuto un dirigente settimana scorsa, che sono andato alla trasmissione Mangia Come Parli a Tele Lombardia, e c'era questo signore qua che era lì a far la regia,
mi ha detto insomma che fa un po' tutto dal settore giovanile alla prima squadra come direttore tutto. Sportivo. E quindi ha detto dovevo dirlo. Cambiare, della, cambiare della, anche le luci della, della, della speranza gratis, sì. Volevi dire Tinez, scusa? Bene, no aspetta Tinez, aspetta, no, l'ultima che ho visto qua, no. Chiaia, sapete chi è Chiaia? No. Allora, io l'anno scorso ho allenato suo figlio, 2007, lui sta ancora giocando, ma per anni ha giocato sempre in Serie D, non ha mai voluto andare a giocare tra i professionisti, e centravanti di 1,90 e passa. E qua ho visto tre volte Chiaia, quest'anno è andato a giocare nella Spezia, se non sbaglio, giusto, la Spezia, sì. Col San Biagio, e, ha fatto triplette, e qui hanno messo la sua foto. Avrà tipo 42-43 anni, un atleta pazzesco. E ancora tanta voglia. È giusto sottolineare che in promozione fa ancora la differenza. Bene, complimenti a Chiaia. Allora. È dell'81. È dell'81, quindi quanti sono? 43 anni. 43. Perfetto, era da sottolineare questo. Tinez, vuoi aggiungere qualcos'altro? O se no, ti salutiamo e ci rivediamo, no? Sì, con piacere, se ci dà disponibilità lo inviterei proprio molto spesso, perché mi piace il modo che ha di... Spero di non avere un collega o un collega o un collega, ovviamente, però appunto ecco, è stato sicuramente un piacere per voi partecipare a questa vostra diretta. Bello anche che specialmente lunedì mattina ci sia chi... Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno a tutti, ciao. 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 Ciao e grazie. Ciao. Allora, adesso 5 ragazzi, minuti e ci colleghiamo con Barellaro. La Serie D l'abbiamo trattata. Abbiamo trattato l'eccellenza, la promozione alla grande. Abbiamo le rappresentative. Abbiamo... Aspetta che c'è una scossa di terremoto di magnitudo 6. Eccoci. Ci siamo, perfetti. Giuseppe, il nostro regista. Siamo a posto, Giuseppe? Come? È un problema con il microfono. Perché questo è scarico, per questo, Giuseppe. Lampeggia. Proviamo. Perché si deve collegare. Ah. Per questo che lo provo. Ci siamo. Ci siamo? No, se non si è sentito bene. Si è sentito bene, no? Prima. Pronto? Com'è? Ci siamo? Sotto. Ci siamo? Meglio. Un po' storti, ma ci siamo. Ci siamo? Partito? Grazie, gentilissimo. Partito? Ok. Quindi, allora, riprendiamo. Abbiamo detto, Serie D, abbiamo parlato. Fatta. Eccellenza, un po' di promozione. Il torneo delle regioni. Torneo delle regioni, che è tuttora
in svolgimento. In svolgimento staranno giocando. Adesso iniziano adesso. Comincia alle 11:30. 11:30 alle 11:32 ci colleghiamo con Barillaro. Calabria Lombardia. Lombardia, esatto, e under 17. Bisogna vincere per forza per passare il turno. Poi avremo l'under 19 che giocherà dopo, il femminile e tutto quanto. Ricordiamolo che stanno giocando in Liguria, dove ci sono veramente messo a disposizione tanti campi. Prima partita giocata a Lavagna, se non sbaglio, la seconda a Chiavari. Oggi non so dove giocano, ma Barillaro ci dirà dove stiamo giocando. Altre cose dell'Alta Brianza abbiamo parlato, la vostra partita che avete seguito, del campionato Under 17 Elite, disputate poche partite, ma c'è stata la classica tra Masseroni e Aldini, vinta dall'Aldini 3-1. Fatemi sottolineare la qualità degli allenatori di questo girone, veramente molto alta, soprattutto dal ritorno, quando insomma tutte le squadre, chi vuol vincere il campionato, chi vuol mantenere la categoria, insomma, hanno ingaggiato veramente, senza nulla togliere a quelli di prima, ma hanno cercato di migliorare la squadra. Sì, sì. E quindi è veramente difficile fare punti. Mandare invito. E le partite sono sempre tutte molto complicate. Sì. E niente, adesso vediamo un po' con chi è al telefono. Con Andrea che adesso manda l'invito, eccolo lì, tac. Vediamo se la regia riesce a prenderlo. No, perché adesso si è scatenata la corsa al collegamento. Anche se vogliono collegare. Sì. Ciao. Ragazzo, allora? No, perché ci vengono a trovare qui, Ah, eccolo. Ciao. Ci vediamo dopo. Quello in alto, il primo. Era quello in alto? No, sì, è quello. Niente. È quello lì in alto, sì. Eccolo. Ci vedi? Sì. Ti sentiamo. È già iniziata la partita? Dove sei andato? Partito. Sei uscito? È lui che non prende bene lì, com'è? Probabilmente sì. Ci riproviamo, Com'è che era una volta? Nel frattempo, com'è andata la partita di tuo figlio l'altro? La Milanese. La Milanese. Milanese, un'ottima prestazione, si stanno riprendendo un po' dal momento di crisi. Hanno giocato su un campo difficile, conosciamo tutti quel campo, un campo dove, stese, sì. Dove si ecco fa Andrea. Fatica a giocare a calcio, ma bene, bene. Ciao dai, Andrea, ci dai un'anteprima? Ciao. Allora, dici il risultato dell'Under 15? Vuoi metterlo sotto? Bene, e qui la stessa cosa, dobbiamo vincere adesso con l'Under 17, giusto? Adesso con l'Under 17 dobbiamo vincere, stanno entrando in campo, ti do la notizia, Beppe Marrone confermato titolare, gioca la seconda di fila. Da ma dove sei? Andrea, dove sei? Siamo a Lavagna, è lo stadio della Lavagnese, dove ieri tra l'altro l'Alcione Serie D ha perso, stesso campo proprio questo. Quindi, campo qua. Si può dire che tu sia il portafortuna dell'Alcione, Andrea? Salutando il campo adesso appena entrano giro la telecamera così la vedete anche voi. Adesso dobbiamo vincere, è fondamentale vincere, e dopodiché tocca vedere gli altri gironi. Hai la formazione, Andre? Punti. Hai la formazione? Non è garantito appunto il passaggio del turno con il due a seconda. È molto probabile, ma quindi adesso vediamo. Scusa, la formazione, Andrea. Andrea, ci dici la formazione, perché qua prendono il caffè alle 11:30, io non riesco a capire. Hai capito? Me la leggo la formazione,
Vai, la formazione, c'è la distinta? Allora, cambia il portiere, rispetto a ieri non c'è Sadiku, c'è Comi del Ponte San Pietro, poi la difesa c'è Marrone a destra, in mezzo sono i soliti centrali con Gondor e Oprandi, Gondor della Varesina, a sinistra non c'è Caccia c'è Caccia e c'è anche Arioli che gioca alto, ok, poi c'è Buzzetti, titolare in avanti, c'è Caccia, c'è Ciceri, c'è Gamba, c'è Simoncelli il capitano e c'è Torelli. Qualche cambio rispetto a ieri e vi faccio vedere in tutto ciò l'ingresso in campo. Dai! Che bello! Tra l'altro poi vorrei faccio un piccolo lì. Flash su quello che è stato. Vorrei essere lì, così dopo andiamo a mangiare del bel pesce, del buon pesce e tutto quanto. Le più strane davvero di sempre. Nei primi 30 minuti potevamo fare 2-3 gol, poi nel giro di 2 minuti ne fanno 2 in loro, andiamo sotto 2-0, al secondo tempo pali, traverse, potevamo stare lì 1-2 ore in più. Partita davvero stregata, quindi è andata così. Oggi ragazzi li ho visti bene, anche appena arrivati al campo sono abbastanza carichi, sanno che è praticamente un ottavo di finale, quindi è tosta, il pallone peserà, le gambe tremeranno sicuramente, ma li vedo abbastanza bene, poi tecnicamente siamo a banca. Andrea, scusa se ti disturbo, se ti interrompo, ma visto che è un po' il tuo diciamo giardino, mi dici chi sono quelli che ti hanno categoria per categoria? Tre nomi che ti hanno particolarmente impressionato? Ma sì, dai, parto dalla 15, dai piccoli. Il giocatore secondo me è Barcella. Ne avevo già parlato lì a Calcio Colazione. È un giocatore che nella sua squadra di club gioca in attacco. Qui gioca a centrocampo barra mezzala. Secondo me ha trovato l'America con questo spostamento indietro. Dove gioca? Lui gioca al Brusa Porto. Gioca al Brusaporto, è passato anche dalla Virtus. L'altro giocatore è sicuramente Fabrizio Iavarone, ragazzo dell'Alcione, ne avevo parlato anche lì. L'altro giocatore che secondo me sarà quello che potrà portarci poi più avanti, se entrerà in forma, è Marco Colognat della Varesina, centravanti. Lui non è nel massimo della sua forma in questo momento, viene da 2 mesi di infortunio, però lui è sicuramente un giocatore che alla lunga è da tenere d'occhio. In Under 17, primo tempo Marrone ha fatto un paio di galoppate e non si vedeva che era un anno in meno, io dico sicuramente lui anche adesso. Tra l'altro questa è la notizia, sta giocando a 3 dietro, io in un 3-5-2. No, è sempre difesa 4, no, sta giocando terzino adesso Marrone. L'altro giocatore, io dico Oprandi, Andrea, difensore centrale del Samnico. Ieri purtroppo ha causato il rigore, ma è un giocatore quindi da tenere d'occhio. L'altro sicuramente Buzzetti, Matteo Buzzetti, ha anche raccontato la sua storia, ha fatto gol, ha deciso la partita con Colombini giocando con una scarpa rotta. Lui gioca già la Varesina, Serie D, è sicuramente da tenere d'occhio. Chiudo con la 19, tra l'altro ieri una partita assurda, ha avuto un batticuore. Andrea, chi è quel signore dietro di te? Vuoi salutarlo? Chi è quel signore? È un osservatore. Vuoi salutarlo? A chiederci le distinte. Con le distinte. Andrea, una domanda che ci chiedevamo. Ma nell'Under 19 ci sono più età, cioè 2005, 2006, chi è che può giocare? No, sono tutti 2005 e c'è un massimo di 3/4 2004, che sono tra virgolette fuori quota, quindi di base l'età è la 2005. 2005? 2005. Ma un 2006 ci può giocare, sì. Sì, volendo sì, lo scorso anno c'era un 2005 che era con i 2004 e i 2003, però quest'anno non c'è nessuno. Ma ti faccio una domanda, ma per esempio, ma perché non c'è Favero della Milanese con 2004? Perché non c'è, scusami? Favero della Milanese. Ah, è una bella domanda anche questa. Questo sicuramente è... cioè, puoi anche non rispondere, Andrea, puoi anche non rispondere. No, ma scherzo, No, e anche qui ce ne sono un po' di nomi, a letto mi viene in mente del Pavia, che ieri ha fatto anche il capitano, un giocatore fuori categoria,
c'è sotto Connola della Cesanese, c'è Baiarani della Cesanese, ce ne sono tanti. L'unico che forse gioca più in pianta stabile in Cesanese è appunto Alletto, perché Pavia comunque è un titolare ed è un bel giocatore. Ieri l'abbiamo ripresa all'ultimo secondo, abbiamo fatto 2-1 di psicodramma ieri, poi l'abbiamo portata. Va bene. Senti, niente, dai, lo salutiamo. È stato un collegamento. Buona partita, in bocca al lupo, Forza Lombardia. Ciao a tutti. Ci sentiamo. Ciao. Ascolta i vocali che ti mando perché sono molto arrabbiato, Dopo l'ascolto, non l'ho ancora ascoltato, ricordo. Dopo. Il telefono che mi esplode. Ciao Andrea. Ciao. Bene, direi che chiudiamo con l'Iris che ha vinto. L'Iris che ha vinto facile. Giuseppe, contro chi abbiamo vinto? Col quinto romano. Niente. Dai, scusa, vuoi concludere con l'Iris? Sempre dobbiamo parlare. Concludiamo con l'Iris. Allora, abbiamo vinto 5-1 col quinto romano. Devo dire, un ottimo girone di ritorno. Diciamo che eravamo partiti, avevamo una squadra giovane, quasi tutti 2006. E adesso i risultati si stanno vedendo. Girone di ritorno, a parte la sconfitta per 3-2 con lo Zibido, tutte vinte. Ma una domanda mi sorge spontanea: ma avete avuto un calcio di rigore? Abbiamo avuto un calcio di rigore sbagliato. Ma da chi? Dal capitano? Il capitano ha sbagliato il rigore. Che si chiama Edoardo Riccardo. Ha sbagliato il rigore. E succede. Succede. Anni che non lo sbagliava. Assolutamente. Succede a tutti. Però comunque, è stato convocato in prima squadra, quindi. Insomma, felice, no? Sì, felice. Poi soprattutto, come sempre, che si vinca, che si perda, abbiamo festeggiato tutti insieme ai genitori con qualche buona bottiglia di vino che aiuta sempre a creare il clima. Perfetto. Quindi, più che a colazione, era ora di tardo pomeriggio, quindi è diventato calcio all'aperitivo. Ero invitato anch'io, ma ho preferito stare a casa ieri. No, scherzo. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Niente. Vi salutiamo, buona Pasqua. Adri, dobbiamo decidere se ci vediamo martedì mattina saltiamo. Io direi che questa la saltiamo perché si fermano troppi campionati. Quindi ci vediamo. E poi sarebbe martedì. Esattamente l'8, lunedì 8 aprile, ci troviamo qui. Mi raccomando, tutti presenti, un abbraccio a tutti. Buona Pasqua. Una santa Pasqua a tutti. Ciao dallo zio.